creare tensione sessuale in chat. L'argomento che tutti stavano aspettando. Se sei capace di creare tensione sessuale con la ragazza già via messaggi, significa che al primo appuntamento avrai già preparato il terreno per il contatto fisico, per il bacio e forse anche per qualcosa in più. Ovviamente, ragazzi, non ho detto che se imparate a fare tensione sessuale in chat, lei di diritto ve la deve dare. Questo non è scritto da nessuna parte. Io sono responsabile di quello che dico, ma non di quello che capite. Sia ben chiaro. Ora, veniamo a noi. Come introdurre l'elemento piccante all'interno di una conversazione testuale? Due sono i requisiti fondamentali. Il primo è il divertimento. Se la frase che usi per introdurre l'ingrediente sesso all'interno di una conversazione risulta essere divertente e riesci anche a strappare una risata alla ragazza di turno, allora è più probabile che il tema sia facilmente accettato. 2. Intermittenza. Dai e togli, dai e togli, dai e togli. Cosa succede quando tu vai a togliere il ciuccio ad un bambino che aveva appena preso gusto a succhiarlo? Si metterà a piangere e lo vorrà più di prima. Lo stesso accade con l'argomento sesso. Una volta che l'hai introdotto, toglilo prima di rischiare di diventare pesante o essere scambiato per un maniaco, e poi reintroducilo in un secondo momento. Così la ragazza lo apprezzerà ancora di più. Ovviamente questo può avvenire anche all'interno dello stesso giorno, perché dovrai inevitabilmente arrivare ad un momento in cui la chat sarà continua e progressiva se vuoi far eccitare la ragazza. Ora ti faccio alcuni esempi semplici, ma che sono la base di partenza. Come sempre, il resto si vede ai corsi. Esempio 1. Stai chattando con una ragazza e devi andare a fare la doccia. Ad un certo punto potresti scriverle: ora ti lascio, devo iniziare a spogliarmi perché vado a fare la doccia. Non vorrei mai che prendessi il controllo della mia fotocamera senza che io ne sia al corrente. E metti l'emoji del diavolo con le corna. Quindi puoi prendere spunto dal contesto per introdurre la tensione sessuale. Esempio numero 2. Stai chattando con una ragazza il cui nickname sul sito è Oximora. Ad un certo punto potresti dirle: sai, io sono una persona molto attenta ai dettagli. Il tuo alias mi ricorda molto la figura retorica dell'ossimoro, cioè l'accostamento di due parole che esprimono concetti opposti. Insomma, evoca i giochi di lingua e le metti l'emoji della lingua. Ergo, puoi prendere spunto dal suo nickname, se questo lo permette, e con un po' di fantasia introdurre la tensione sessuale. Esempio numero 3. Stai chattando con una ragazza e questa, improvvisamente, ti manda la foto del vino che sta bevendo. Ad un certo punto potresti scriverle: occhio a non bere troppo, altrimenti poi inizi a svelarmi i tuoi sogni erotici. E metti l'emoji delle risate. Quindi anche le foto che ti scambi con la ragazza sono un punto di aggancio per creare tensione sessuale. Esempio numero 4. Stai chattando con una ragazza. È tardi, sei già a letto e ad un certo punto ti addormenti. Il giorno dopo riprendi questo argomento e gli dici: io sono abituato ad andare a letto ad orari decenti perché mi piace essere attivo il giorno dopo. Lei: non vorrai mica dire che ora è colpa mia se fai orari indecenti, vero? Tu: dipende, puntini puntini, magari mi tieni sveglio e sono felice, faccine con le lacrime agli occhi. Quindi il non detto è un punto di aggancio per creare tensione sessuale. Esempio numero 5. Stai chattando con una ragazza e ad un certo punto state parlando del vostro primo appuntamento. Quello che potresti fare è violare la sua aspettativa al fine di ottenere la reazione contraria. Ad esempio potresti scriverle: se tutto va alla perfezione, il nostro primo appuntamento finirà così, puntini puntini. E le mandi la foto dell'uomo e della donna che portano le due mascherine a contatto, come se si stessero baciando. Lei, vedendo violata la sua aspettativa e non vedendo così la scena che pensava, potrebbe rispondere: no dai, così no. Alla peggio ci metteremo un po' di ammuchina igienizzante sulle labbra.